Il principe Good Speaker e il demone dell'acqua. Capitolo 1. La rinascita del Bodhisatta. C'era una volta un re molto giusto. Aveva una bella regina che diede alla luce un bellissimo bambino. Questo rese il re molto felice. Egli decise di dare a suo figlio un nome che potesse aiutarlo in età avanzata. Per questo lo chiamò Principe Mercifero. Il caso volle che il principe non fosse un bambino normale. Non era la sua prima vita o la sua prima nascita. Milioni di anni prima era stato un seguace di un insegnamento a lungo dimenticato, il Buddha, un illuminato a tutti gli effetti. Aveva desiderato con tutto il cuore di diventare un Buddha proprio come il suo amato maestro. Rinacque in molte vite, a volte come poveri animali, a volte come divinità longeve e a volte come esseri umani. Cercò sempre di imparare dai suoi errori e di sviluppare le 10 perfezioni. In questo modo poteva purificare la sua mente e rimuovere le 3 cause principali della malvagità, i veleni della brama, della rabbia e dell'illusione di un sé separato. Usando le perfezioni, un giorno sarebbe stato in grado di sostituire i veleni con le 3 purezze: non attaccamento, amorevolezza e saggezza. Questo grande essere era stato un umile seguace del Buddha dimenticato. Il suo obiettivo era ottenere la stessa illuminazione di un Buddha, l'esperienza della verità completa. Per questo la gente lo chiama Bodhisatta, che significa essere illuminato. Nessuno conosce realmente i milioni di vite vissute da questo grande eroe, ma sono state raccontate molte storie, tra cui quella di un principe chiamato Buon Parlatore. Dopo molte altre rinascite, divenne il Buddha che oggi è ricordato e amato in tutto il mondo. Col tempo, la regina diede alla luce un altro figlio che fu chiamato Principe Luna. Poco dopo che entrambi i bambini avevano iniziato a camminare, la madre si ammalò improvvisamente e morì. Per aiutarlo a prendersi cura dei suoi bambini giocosi, il re trovò una principessa che diventasse la sua nuova regina. Nel giro di pochi anni, la regina diede alla luce un bellissimo e brillante bambino. Fu chiamato Principe Sole. Poiché il re era così felice, che volle accontentare la sua regina e ricompensarla per aver cresciuto tutti e 3 i figli. Così le promise di esaudire un desiderio. La regina rifletté e disse: «Grazie, mio signore, esprimerò il mio desiderio in futuro». Con il passare del tempo, i 3 principi divennero dei meravigliosi ragazzi giocherelloni. La regina vide che il principe Good Speaker era intelligente e comprensivo. Pensò: «Se questi 2 principi anziani rimangono a palazzo, mio figlio, il principe Sun, non avrà mai la possibilità di diventare re. Pertanto devo fare qualcosa per fare di lui il prossimo re». Un giorno, quando il re era di buon umore, la regina gli si avvicinò rispettosamente e gli ricordò il desiderio promesso. Lui era molto felice e disse: «Chiedi quello che vuoi». La regina disse: «Oh, mio marito e re, concedi che, una volta terminato il corso della tua vita, mio figlio, il principe Sun, sia il prossimo re». Il re rimase scioccato da questa richiesta, si arrabbiò e disse: «I miei primi 2 figli sono come stelle luminose, come posso dare il regno al mio 3º figlio? Tutto il popolo mi biasimerà, non si può fare». La regina rimase in silenzio. Per quanto il re fosse stato felice, ora divenne altrettanto infelice. Era spaventato e pieno di dubbi. Sospettava che la regina potesse distruggere i suoi primogeniti con qualche mezzo malvagio. Decise che doveva assicurarsi che i suoi figli fossero al sicuro. In segreto il re chiamò a sé il principe Good Speaker e il principe Moon. Li informò del pericoloso desiderio della regina. Disse tristemente che l'unica cosa sicura da fare per loro era lasciare il regno. Avrebbero dovuto tornare solo dopo la morte del padre e prendere il posto che spetta loro nel regno. I 2 principi, obbedienti, accettarono l'ordine del padre e si prepararono a lasciare. In pochi giorni furono pronti, salutarono tristemente il padre e gli amici e lasciarono il palazzo. Mentre attraversavano i giardini reali, si imbatterono nel principe Sun. Era sempre stato molto affettuoso e amichevole con i suoi 2 fratellastri più grandi. Fu sconvolto dalla notizia della loro partenza per un periodo molto lungo. Così decise che anche lui avrebbe lasciato il regno. I 3 principi amici partirono insieme. Per diversi mesi viaggiarono finché non raggiunsero la foresta dell'imponente Himalaya.
erano molto stanchi e si sedettero sotto un albero. Il fratello maggiore, il principe Goodspeaker, disse al più giovane, il principe Sun, «Per favore scendete nella vicina foresta, lago e riempire d'acqua alcune foglie di loto. Portatele qui, così potremo bere tutti». Non sapevano che il bellissimo lago blu scuro era posseduto da un demone dell'acqua. Il suo signore demoniaco gli aveva permesso di mangiare tutti gli esseri che riusciva a convincere a entrare in acqua. C'era anche una condizione: non poteva mangiare nessuno che conoscesse la risposta alla domanda «Qual è l'insegnamento degli dèi?». Quando il principe Sun arrivò sulla riva del lago, essendo secco, sporco e stanco, entrò direttamente in acqua senza indagare. Improvvisamente il demone dell'acqua spuntò da sotto l'acqua e lo catturò. Gli chiese «Qual è l'insegnamento degli dèi?». Il principe Sun rispose «Conosco la risposta. Il sole e la luna sono gli insegnamenti degli dèi». «Non conosci l'insegnamento degli dèi, quindi mi appartieni», disse il demone dell'acqua. Poi trascinò il principe Sun sotto l'acqua e lo rinchiuse in una grotta profonda. Poiché il principe Sun era in ritardo, il principe Goodspeaker chiese al secondo fratello, il principe Moon, di scendere al lago e di riportare l'acqua in foglie di loto. Quando arrivò, anche lui entrò direttamente nell'acqua senza esaminarla. Il demone dell'acqua apparve di nuovo, lo afferrò e gli chiese «Qual è l'insegnamento degli dèi?». Il principe Moon disse «Conosco la risposta. Le quattro direzioni, nord, est, sud e ovest, sono gli insegnamenti degli dèi». «Tu non conosci l'insegnamento degli dèi, quindi appartieni a me», rispose il demone dell'acqua. Poi rinchiuse il principe Luna nella stessa grotta sottomarina con il principe Sole. Quando entrambi i suoi fratelli non tornarono, il principe Goodspeaker cominciò a temere che potessero essere in pericolo. Così scese lui stesso nel bellissimo lago blu scuro. Essendo una persona saggia e attenta, non entrò direttamente in acqua. Anzi, indagò e vide che c'erano due serie di impronte che entravano nel lago, ma non ne uscivano più. Per proteggersi, preparò la spada, l'arco e le frecce. Cominciò a camminare intorno al lago. Vedendo che il principe non entrava direttamente nel lago, il demone dell'acqua gli apparve travestito da umile abitante del villaggio. Gli disse «Mio caro amico, sembri stanco e sporco per il tanto camminare. Perché non si entra in acqua e si fa il bagno, si beve e si mangia un po'? Radici di loto?». Ricordando le impronte a senso unico, Prince Goodspeaker disse «Devi essere una specie di demone travestito da umano. Cosa ne hai fatto dei miei fratelli?». Sorpreso di essere stato riconosciuto così rapidamente, il demone dell'acqua tornò al suo vero aspetto feroce. Rispose al saggio principe «Per diritto ho catturato i tuoi fratelli». Il principe chiese «Per quale motivo? Così presto potrò divorarli», rispose il demone. «Ho il permesso del mio sovrano demoniaco di mangiare tutti quei che vanno in questo lago e che non conoscono l'insegnamento degli dèi. Se qualcuno conosce l'insegnamento degli dèi, non mi è permesso mangiarlo». Il principe chiese «Perché hai bisogno di sapere questo? Qual è il vantaggio per un demone come te di conoscere l'insegnamento degli dèi?». Il demone dell'acqua rispose «So che deve esserci qualche vantaggio per me. Allora ti dirò cosa insegnano gli dèi», disse il principe bonaccione. «Ma ho un problema. Guardatemi. Sono ricoperto di polvere e sporcizia a causa del viaggio. Non posso parlare di insegnamenti saggi in queste condizioni». Ormai il demone dell'acqua aveva capito che questo principe era particolarmente saggio. Così lo lavò e lo rinfrescò. Gli diede da bere acqua dalle foglie di loto e tenere radici di loto da mangiare. Gli preparò un comodo sedile decorato con graziosi fiori di campo. Dopo aver messo da parte la spada, l'arco e le frecce, l'essere illuminato si sedette sul sedile ornato. Il feroce demone si sedette ai suoi piedi, proprio come uno studente che ascolta un maestro rispettato. Il principe Goodspeaker disse «Questo è l'insegnamento degli dèi. Dovreste vergognarvi di compiere azioni non salutari. Dovreste avere paura di compiere azioni non salutari. Dovreste sempre compiere azioni salutari, che portino felicità agli altri e aiutino l'umanità. Allora risplenderete della luce interiore, della calma e della tranquillità». Il demone dell'acqua fu soddisfatto di questa risposta e disse «Degno principe, hai soddisfatto completamente la mia domanda. Mi hai reso così felice che ti restituirò uno dei tuoi fratelli. Quale scegli?». Il principe Goodspeaker disse
libera il mio fratello minore, il principe Sun. A questo il demone rispose: mio signore principe saggio, tu conosci l'insegnamento degli dèi, ma non lo pratichi. Il principe chiese: perché dici così? Il demone rispose: perché lasci morire il più vecchio e salvi il più giovane, non rispetti gli anziani. Il principe allora disse: oh demone, conosco l'insegnamento degli dèi e lo pratico. Noi tre principi siamo venuti in questa foresta a causa del fratello più giovane. Sua madre ha chiesto il regno di nostro padre per lui, quindi è per la nostra protezione che nostro padre ci ha mandato qui. Il giovane principe Sun si è unito a noi per amicizia, ma se tornassimo a corte senza di lui e dicessimo che è stato mangiato da un demone dell'acqua che voleva conoscere l'insegnamento degli dèi, chi ci crederebbe? Penserebbero che lo abbiamo ucciso perché era causa del nostro pericolo. Questo porterebbe vergogna a noi e infelicità al regno. Temendo un risultato così sgradevole, ti ripeto di liberare il giovane principe Sun. Il demone dell'acqua fu così soddisfatto di questa risposta che disse: ben fatto, mio signore. Conoscete il vero insegnamento degli dèi e lo praticate. Sarò lieto di restituirvi entrambi i vostri fratelli. Così dicendo, scese nel lago e riportò a riva entrambi i principi. Erano bagnati, ma illesi. In seguito il Bodhisatta diede altri consigli utili al demone. Disse: «O demone dell'acqua, mio nuovo amico, devi aver compiuto molte azioni non salutari nelle tue vite precedenti, tanto da nascere come demone mangia carne. E se continui in questo modo, rimarrete intrappolati in uno stato terribile anche nelle vite successive. Infatti, le azioni non salutari portano alla vergogna, alla paura e a una rinascita spiacevole. Le azioni salutari, invece, portano al rispetto di sé, alla pace e a una rinascita piacevole. Pertanto sarebbe molto meglio per te compiere azioni pure, piuttosto che impure, d'ora in poi». Il demone si allontanò dal suo passato e i principi vissero felici sotto la sua protezione. Un giorno giunse la notizia che il re era morto. Così i tre principi, insieme al loro amico demone dell'acqua, tornarono nella capitale. Il principe Goodspeaker fu incoronato re, il principe Moon divenne ministro capo e il principe Sun comandante dell'esercito. Il demone dell'acqua ottenne un posto sicuro dove vivere, dove fu ben nutrito, curato e intrattenuto per il resto della sua vita. In questo modo, tutti loro acquisirono pensieri meritori sani, che li portarono a rinascere in un mondo paradisiaco. La morale è: le azioni non salutari portano a vergogna e paura, le azioni salutari portano rispetto di sé e pace.